Valdoli Bonaventura, la sua insomma, cacciata tra virgolette dalla giunta ha fatto parecchio rumore, lei come l'ha preso? Io dico che al di là di Valdoli Bonaventura è venuto a mancare un elemento importante, quello del rispetto delle regole democratiche, la rappresentatività. C'è una lista che ha preso 2.111 voti, c'è un assessore che, se andiamo a eliminare il voto doppio delle donne, è arrivato prima di tutte, ve lo posso garantire, perché basta vedere i numeri. E oggi quei cittadini che hanno votato Valdoventura, la lista di Valdoventura, ci dicono: ma noi che vogliamo fare se poi i giochi politici fanno cose diverse e non hanno rispetto di questa rappresentatività? Questo è il dato di fatto, non è tanto Valdoventura, ma non avere il rispetto dei cittadini che vanno a votare. E poi si capisce perché poi tanta gente non va più a votare. Il sindaco D'Alberto si lega sempre a quel fatto della mia candidatura con Azione, tra l'altro come indipendente, tra l'altro a sostegno forte di Luciano D'Amico. Tra l'altro quella candidatura ha portato il quarto consigliere alla provincia di Teramo e obiettivamente quella è una scusa, perché come indipendente tant'è vero che dopo pochi giorni ho comunicato di non aderire ad Azione, quindi è una scusa plausibile. Poi qualche volta dice che io mi lamento dell'amministrazione. Certo, da dare i giudizi, se io faccio un progetto sull'ipogeo con la fontana sopra e l'attesa dei cittadini e lui continua ad andare per quella strada intrapresa dall'assessore Cavallari, quindi mi sono potuto lamentare di questo, ho potuto lamentarmi dei parcheggi, perché le cose andrebbero condivise, certe scelte importanti, ma di queste cose non abbiamo mai parlato. Quindi il progetto di Poggeo, c'era un progetto che avevo messo in campo io, l'unico incarico che avevo dato, praticamente un progetto di bellezza unica che ridava, se non altro, mi rimettevo al centro dello spazio una fontana. Io almeno avrei fatto scegliere i cittadini, c'erano due progetti, facciamo scegliere i cittadini. Se no non vedo altri motivi, ripeto, non è un problema di Alberto Gianguida, è un problema di accordi politici, trasversali, ognuno il sistema è suo, però io dico che anche per Isaia De Sandes mi dispiace, perché aveva fatto un buon lavoro. I rimescolamenti non si fanno dopo un anno, si fanno dopo due, tre, quattro anni, cioè se si vedono, si fa un punto della situazione, però quando si fa dopo un anno c'è qualcosa che non funziona. Lei adesso è pronto magari proprio ad entrare in Azione o comunque a valutare un passaggio all'opposizione? No, assolutamente, non so chi l'ha scritto, ma non è così. Io continuo ad amare i fiori, i prati e amare la mia città. Ovviamente non finisce qui, ci sarà una manifestazione, probabilmente giovedì poi ve lo comunicherò, perché non può passare inosservato che per accordi politici trasversali a un certo punto si mette fuori gioco al volere dei cittadini, non si tiene conto dei valori del lavoro che ha messo in campo la De Sandes, che ha messo in campo di Bonaventura, quindi secondo me è fuorviante e fuori luogo. Quindi riempissi la bocca di tanti valori, quei valori che il centro-sinistra vuole rappresentare, però quel centro-sinistra con questi comportamenti non mi rappresenta e non mi rappresenterà più. Lei ha condiviso le parole di Mistichelli, che ha manifestato l'appoggio comunque condizionato alla maggioranza? Ma io avrei detto, come faceva qualcun altro che metteva in dubbio per avere il secondo assessorato che passava in minoranza, avrei preferito forse dire io passo in minoranza, probabilmente ha scelto una strada diversa, può essere anche condivisibile, però ecco, diciamo, questa debolezza dei tre consiglieri, del loro rapporto un po' fragile, ha permesso poi al sindaco Gianguido di fare di tutto e di più. Però ripeto, è una sconfitta della democrazia, questo dobbiamo dire. Vuol dire che chi va a votare non ha più il suo voto, non vale più nulla, e poi così allontaniamo sempre più i cittadini dal voto. Sta pensando anche ad una raccolta firme? Ci stiamo pensando, perché non può passare inosservato. Queste azioni, cioè ci sarà una manifestazione probabilmente giovedì, e non finisce lì. Penseremo, potremmo anche immaginare di fare una raccolta firme, chiedendo l'emissione di un sindaco, ma questo è da valutare, non è stato ancora deciso.